Era il 7 settembre del 2019 quando l'amministrazione comunale del comune di Frascati ha conferito al professor Lucio De Felici la cittadinanza benemerita del comune di Frascati. Lucio De Felici, grande storico nostro concittadino, oggi purtroppo scomparso. In quella circostanza, alcuni rappresentanti dell'Associazione di Promozione Sociale Chi Sarà di Scena hanno rappresentato alcuni brani del suo libro Clemente VIII, Fatti e misfatti sotto il pontificato di Clemente VIII Aldo Brandini. Certamente di fatti e misfatti sotto il pontificato di Clemente VIII Aldo Brandini ce ne sono stati molteplici, a partire dal rogo eterno di Giordano Bruno fino alla condanna a morte di Beatrice Cenci, di suo fratello Giacomo e della matrigna Lucrezia. Ed è a quest'ultimo evento che abbiamo voluto rivolgere particolare attenzione nel mese delle celebrazioni della Festa della Donna. Per questo abbiamo preso spunto dal racconto illustrato dal De Felici nel suo libro, ricordando che purtroppo la violenza sulle donne ha radici profonde nella storia e che oggi più che mai noi tutti dobbiamo essere impegnati nella lotta per l'eliminazione della violenza contro le donne. Abbiamo affidato ad alcuni esperti di storia vaticana la narrazione degli eventi. Diamo quindi la parola al nostro professore per la sintesi della tragedia che ha portato al patibolo la bellissima Beatrice Cenci. Quella che stiamo per raccontare è una delle più intriganti tragedie storiche del tardo Cinquecento. Beatrice Cenci e Lucrezia Petroni, rispettivamente figlia e seconda moglie di Francesco Cenci, stanche dei soprusi, delle percosse, delle violenze, delle sevizie e delle tante forme di schiavitù a cui erano state da lui sottoposte, pianificarono per mano di alcuni sicari, vassalli dello stesso Cenci, la sua uccisione. Il Vaticano, dietro un processo farsa, condannò al patibolo le due donne per il delitto di parricidio. Ma l'onore di giustizia prima di loro sarebbe dovuto essere condannato a morte il Cenci per le tante violenze e delitti perpetrati. Ma in tal caso la Santa Sede non avrebbe più potuto incassare l'intero patrimonio dei Cenci. Morale della favola, a morte sono state condannate due donne innocenti. E questa è la giustizia? Chiediamo scusa al nostro critico se gli togliamo la parola, ma ora per mettere a fuoco dal punto di vista economico il periodo storico in cui si è sviluppata la tragedia, ci colleghiamo con la nostra inviata Serena dall'Università Luis Guido Carli. Buonasera da Serena, siamo in Viale Pola presso la Luis Guido Carli di Roma, dove abbiamo intervistato presso il suo studio un celebre economista americano, studioso della storia dell'economia europea, con il quale abbiamo inquadrato dal punto di vista antropologico quale fosse il tenore di vita della popolazione in quell'epoca. Le attività commerciali e bancarie nel Cinquecento acquistano incredibile sviluppo ed assicurano alla famiglia Cenci, particolarmente versatili alle attività speculative, consistenti guadagni che permettono loro di acquistare terre, feudi e titoli nobiliari. Francesco Cenci, il protagonista della vicenda, vive in un periodo di forte rilassatezza dei costumi, alimentata anche dal disordine morale dentro la Chiesa. Ma sarà stato veramente così violento il Cenci, come dicono Beatrice e Lucrezia? Io poco ci credo. Possiamo comprendere l'incredulità del nostro critico, ma per meglio chiarire abbiamo raccolto a riguardo alcune testimonianze. A te la linea, Maria Teresa. Buonasera da Maria Teresa. Ci troviamo qui nel rione Monte dei Cenci, dove abbiamo rintracciato, pensate, la discendente di una famiglia storica del quartiere, i cui antenati avevano conosciuto personalmente Francesco Cenci. Chiediamo quindi subito alla signora Lucia come i suoi antenati hanno raccontato alla discendenza dell'indole caratteriale del Cenci.
Indoghè? In sintesi, signora, ecco, come si comportava nella vita Francesco Cenci? Cenci, nella vita, come professione, ammazzava la gente! Ma come ammazzava la gente? Non è mica una professione uccidere la gente. E per Francesco Cenci invece sì. Non faceva altro che entrare e uscire da Regina Celi. Bastonate, fucilate, botte. Andava in giro nudo davanti a tutti, non gliene fregava niente. Accusato da parecchia gente di sodomia e d'incesto. Credetemi, faceva schifo, possino ammazzarlo. Va bene, chiudiamo qui per carità il collegamento. Abbiamo ben compreso quale fosse l'indole del Cenci. A te, studio. Queste però potrebbero essere delle illazioni popolari di donne del popolo. Ci scusi, ma non sono illazioni. Noi abbiamo invece raccolto la testimonianza storica di un colloquio avutosi tra Papa Clemente VIII e suo nipote il cardinale Pietro Aldobrandini relativamente al comportamento del Cenci. Al colloquio ha però assistito, ma non con la dovuta riservatezza, il segretario particolare del Sommo Pontefice, che così di suo pugno ne ha riportato e reso conto negli annali dell'epoca. Questo maledetto cristiano sembra davvero invasato dal demonio, santità. Sempre pieno di rabbia contro tutti, pronto a litigio e a dar di mano. Fortunatamente adesso sta nelle carceri capitoline. Solo così la famiglia vive in pace. Le solite denunce di stupro e di percosse, cardinale Pietro? C'è di peggio questa volta. Bisognerà punirlo pesantemente. Come al solito, chiederà la grazia e di ricorso a Quirigildo. Bene. Infliggiamo a quel porco il pagamento di 100.000 scudi. Pagheremo in questo modo l'architetto Fontana per le opere di sistemazione del belvedere di Frascati. La cronaca dell'epoca riferisce che Francesco paga il Guidigildo e gli viene accordata la grazia. Ma per maggior chiarezza chiediamo ad un celebre avvocato che cosa sia il Guidigildo. Il Guidigildo, nell'antico diritto germanico, rappresentava il prezzo che l'uccisore di un uomo libero doveva pagare alla famiglia dell'ucciso per affrancarsi dalla vendetta. Tale pratica fu poi inserita anche nel diritto canonico. In origine doveva essere pagato in bestiame, ma più tardi fu valutato in denaro e la valutazione veniva fatta in base al grado sociale dell'offeso. Un vero capolavoro di giustizia, dove il peccato e l'indulgenza trionfano per mezzo del denaro. Queste erano le leggi dell'epoca, cancelliere. Beh, non è che oggi le cose siano cambiate. Non le permetto simili illazioni. La legge è uguale per tutti e la legalità trionfa sempre, se lo ricordi. Francesco esce dal carcere, ma le estreme esigenze finanziarie connesse all'indole ribelle di sua figlia Beatrice costringono il Cenci a chiudere la casa di Roma e relegare, o meglio rinchiudere, Beatrice e Lucrezia, sua moglie, nella Rocca Petrella, sopra Avezzano. Colleghiamoci quindi con la nostra inviata Paola per i dovuti aggiornamenti. Buonasera da Paola. Della Rocca Petrella non sono rimasti che dei ruderi, come potete vedere alle mie spalle. Siamo comunque riusciti ad intervistare alcuni residenti rimasti sul posto, e quali discendenti dalle antiche famiglie storiche locali. Abbiamo con noi la signora Anna. Signora Anna, che ci racconta circa quello che le hanno tramandato di Beatrice e Lucrezia? Beatrice e Lucrezia subivano ogni sorta di insulti e si dovevano stare pure zitte. Prima e dopo le bastonate, gli cavoci, gli schiaffi che l'uscellerato gli deva per non morisse di noia. Possibile così tanta violenza? Francesco teneva appeso dietro la porta della stanza una verga de budella de bue, che con quella gli carezzava, se fa peddine, le dughiappe delle femmine, che erano tutte nude. Ci colleghiamo allora nuovamente con la nostra inviata dal Palazzo Cenci, che ha però da aggiungere qualcosa sull'argomento in merito ad un ritrovamento. Sì, mi trovo negli interni di Palazzo Cenci, oggi trasformato in un museo. E da un cassetto, pensate, della stanza dove era rinchiusa Beatrice alla Rocca della Petrella, ormai ridotta ad un rudere, è stato rinvenuto un diario scritto di suo pugno, dal quale leggiamo un brano struggente.
Mi accorgo ogni giorno di più di avvicinarmi alla morte. Questa notte mio padre ha voluto giacere con me dopo che aveva posseduto la mia matrigna. Trovo ribrezzo, sto ancora piangendo. I rifiuti sono segnati da vergate sulla schiena, sul mio petto. Tutta è follia intorno a me. Vorrei ucciderlo, ma... Ed ancora sul diario sono riportate alcune frasi con le quali Francesco apostrofava le due donne. Voglio che crepiate qua dentro tutte e due, figlie di puttana. Schiattate! Grazie per le testimonianze riportate dai nostri inviati. Sappiamo però dalle documentazioni storiche acquisite che Beatrice di suo pugno ebbe a scrivere dalla Petrella, quale sua ultima speranza, una nota straziante direttamente a Clemente VIII. Vostra beatitudine, conosce bene la violenza cieca di mio padre e le perfidie inumane. Il diavolo che c'è dentro di lui lo rende insopportabile. Siamo qui carcerate, che più dolce per me sarebbe la chiusura in un convento, dove poter pregare dinanzi alla croce di Gesù Cristo. Imploro il suo intervento. Malauguratamente la lettera arriva nelle mani di Francesco per opera del Cardinal Salviati, ben definito quale perfetto idiota. Francesco si reca immediatamente alla Petrella, dove si scaglia contro Beatrice con una violenza inaudita, riducendola ad una maschera di sangue, in fin di vita. Il Cenci la chiude in una stanza buia e la tiene a pane ed acqua per diversi giorni. Nel suo diario scrive la fanciulla: sono chiusa viva come la peggiore peccatrice del mondo. Mi chiedo quale sarà la fine e se la morte mi vedrà ancora viva quando verrà. Il caldo mi soffoca, le forze sono finite. Dio, aiutami! Beatrice, con l'aiuto dei fratelli e di alcuni vassalli della Rocca, riesce però a far uccidere il padre, configurandone una morte accidentale. Il Vaticano però non crede all'incidente fatale come causa della morte di Francesco ed apre, diciamo così, un'inchiesta giudiziaria alla ricerca di possibili colpevoli dell'omicidio, che porterà ad un processo farsa. Il patrimonio dei Cenci fa gola a tutti, ed in particolare a Clemente VIII. La confisca di questi beni sarebbe stata una manna per tutti, anche per il fisco, cui, per legge, spettava una parte dei beni stimata intorno ai 25.000 scudi. Beatrice, Lucrezia e Giacomo furono quindi imputati di delitto e di parricidio. Nessuna titubanza di fronte agli assassini. La Corte deve venire a capo della verità senza riguardi per nessuno. Si valga dei poteri a sua disposizione per ciò che si riferisce ad arresti, interrogatori a minacce contro imputati e testimoni senza distinzione di casta. Quanto alle torture, siano esse riservate al volgo. È il 5 agosto 1599. Clemente VIII indirizza a Monsignor Francesco Taverna il motu proprio, nel quale viene addirittura chiamato Francesco Cenci, diletto figlio, dimenticando di avergli cancellato la condanna al rogo per crimine immondo, quale la sodomia, mediante il pagamento di 100.000 scudi. Concede al tribunale ampia facoltà di usare tortura anche per la nobile persona di Giacomo, Bernardo, Beatrice e Lucrezia, e alla confisca dei beni. Beatrice fu l'ultima a subire torture e ad essere messa alla corda, ma ai tormenti della corda cedette. Oh Madonna mia santa, aiuto! Madonna mia, calatemi, basta! Dirò la verità! È vero, è vero! Ho patito per forza e prigionia. Grande è stato il vituperio per l'onore perduto. Non sopportavo più i mali di mio padre. Beatrice parlerà con le braccia slogate dalla tortura, che le verranno rimesse a posto soltanto alla fine della deposizione perché possa sottoscriverla. A difendere fino alla fine Beatrice e gli altri familiari rimane soltanto l'avvocato Prospero Farinaccio, che con sarcasmo il Papa definisce buona farina in cattivo sacco. L'arringa finale comincia con esplicita ammissione del parricidio. Dio Signore mi assista, Beatissimo Padre. A benché Beatrice abbia ampiamente promosso la morte di suo padre Francesco, tuttavia è vero
che egli fu colpevole di incesto nei confronti della sua figliola Beatrice, riempendola di botte, di insulti e riducendola in uno stato di schiavitù, mentre tenne in soggezione tutta la sua famiglia. Il giudice, pur avendo raccolto tale rivelazione, si guarda bene dal farne menzione. Tale causa, l'incesto, avrebbe compromesso la pena di morte e addio alla confisca dei beni. All'uscita del tribunale, l'avvocato Farinaccio ebbe a rilasciare la seguente dichiarazione nei confronti di Francesco Cenci. Resta soltanto la gigantesca ripugnanza suscitata da Francesco Cenci, tutto preso dalla carnalità, dedito alla concupiscenza incestuosa e contro natura, previo di morale, e che solo una morte violenta poteva appartenere. Al termine del processo, il Papa Clemente VIII Aldobrandini emanò la seguente sentenza. Giovedì prossimo, annale della morte data dai suoi figli al signor Francesco Cenci, saranno fatti morire Giacomo, suo figlio, trascinato per Roma, tenagliato ed accoppato in ponte, e poi squartato. La zitella tagliata la testa nelle carceri e poi sepolta subito, senza essere posta in spettacolo. E la matrigna con Bernardo, fratello minore, decapitati in ponte. Sentiamo dalla professoressa di Storia Vaticana la cronaca della giornata in cui avvenne la decapitazione della famiglia Cenci. L'11 settembre 1599, con una lunga processione che partiva dalle carceri di Corte Savella, ai lati della quale la folla di Romani acclamava l'eroina, i tre condannati. Beatrice, Lucrezia e Giacomo furono trascinati fino in piazza di Ponte Sant'Angelo, dove era stato allestito il patibolo, e lì furono ghigliottinati. Successivamente il corpo di Beatrice Cenci fu sepolto sotto l'altare della chiesa di San Pietro al Montorio. Il sentimento popolare ha tramandato nella tradizione del popolo romano la disperazione rispetto alla tragedia dei Cenci. Non mettendo in dubbio l'incesto del padre o la vendetta della figlia, né la cattiveria del padre e la purezza della figliola Beatrice, o quantomeno la perfidia del tribunale avverso al potere. Quella parte del popolo romano che ama Beatrice Cenci la considera una eroina, vittima del più truce maschilismo di tutti i tempi.